Wow ragazzi e bentornati, oggi vedremo Jess Parasauro. Jess Parasauro, nuovo straniero del set Dinosauro, ed è ottenibile questa settimana tramite incarico che ci richiederà di finire una mettiti in marcia semplicemente, e come ricompensa otterremo appunto questo nuovo straniero del set Dinosauro. Jess Parasauro si presenta con l'impatto sismico, la traslazione fasica e l'elettrotorre. Ma i vantaggi con cui si presenta questo eroe sono i seguenti: come vantaggio standard le abilità curano del 7,2% della salute massima quando usate, mentre come vantaggio comandante le abilità cureranno il 21,5% della salute massima, sempre quando utilizzate. Quindi, cosa significa questo? Significa che otterremo quella percentuale di cura solamente nel momento in cui andremo ad attivare l'abilità. Ciò significa che se utilizziamo un'abilità, per esempio la minigun, non abbiamo l'effetto della cura, diciamo, per secondi oppure staccabile. Avremo quella cura in percentuale solamente nel momento in cui andremo ad attivare l'abilità. Ciò significa che la sua perk è molto sfruttabile, diciamo, con le build di eroi dove spammiamo tantissime abilità, appunto. Allo stesso tempo sarebbe ottimale, appunto, utilizzare un vantaggio tipo buone feste dove riduciamo la cooldown delle nostre abilità, così da appunto sfruttare, diciamo, la cura maggiormente. In quel caso però senza ritorno di fiamma, diciamo che in endgame sapete come va a finire, no? Utilizzato come primario, comunque con la build giusta e la pazienza di comunque uccidere gli abietti solo con le abilità, e per far ciò comunque con una build del genere richiederà tempo, perché comunque dobbiamo utilizzare l'impatto sismico in alternanza all'elettrotorre. E sì, come primario ci cura abbastanza, possiamo tankare abbastanza bene per tutti questi fattori, però diciamo che se utilizzato in una build non riuscirà a sostenere la nostra cura, diciamo, ai livelli del survivalista, ai livelli di early ninja. Sui ninja per esempio abbiamo il fumogeno che ci ripristina integralmente gli scudi e comunque riesce anche a curarci per un periodo, quindi possiamo aggiungere magari la perk che ci cura anche quando utilizziamo l'abilità e andare a sfruttare anche questa perk. Però arrivati a una certa e comunque avere tutti questi incrementi di vita e comunque avere tanta sopravvivenza ma non aver perk per incrementare i nostri danni, per renderci utili comunque nelle missioni, capirete bene che non è molto vantaggioso. Certo, bisogna sempre sacrificare qualcosa per qualcos'altro, ma in questo caso comunque ci sono perk che surglassano sicuramente la cura che ci dà questo eroe, e mi riferisco ovviamente all'eroe inserito in una specifica build. Perché l'ideale quale sarebbe? Sarebbe il poter spammare, diciamo, un'abilità quante più volte possibili con una build che appunto tanchi, e queste due cose non combaciano insieme. Per tankare abbiamo bisogno del ritorno di fiamma, quindi andiamo a perdere il vantaggio di buone feste. Se mettiamo buone feste comunque non tankiamo come col ritorno di fiamma, andiamo giù molto più facilmente. Ragazzi, possiamo mischiare l'eroe al survivalista, certo, ma in questo caso non ha senso. Col survivalista è possibile sopravvivere veramente a lungo, e quindi andremo a sprecare comunque un vantaggio squadra nella nostra squadra, diciamo, un po' inutilmente. Quindi sì, probabilmente l'ideale sarebbe utilizzarlo con una build, diciamo, con un'abilità molto spammabile, per esempio l'impatto sismico, addirittura gli shuriken, un'abilità che dura poco, che è spammabile tante volte, che abbia comunque una cooldown abbastanza decente, possiamo dire, e non per forza che faccia danno. Perché, per esempio, la traslazione fasica rientra tra queste abilità. Quindi, se magari siete uno straniero che vuole andare in giro a farmare, che non vuole scazzi, diciamo, che ogni tanto vuole riprendere la vita solamente perché utilizza la traslazione fasica, oppure, come abbiamo visto in passato sul canale, esistono build apposta appunto per la traslazione fasica, dove è possibile passare attraverso gli zombie e stordirli, curarsi addirittura senza questo eroe, mi riferisco. Poi possiamo aggiungere questo eroe che ci cura addirittura con l'abilità attivata. E insomma, è comunque un'opzione personalizzata. Ed è per questo motivo, ragazzi, che io vi consiglio sempre di ottenerlo, a maggior ragione se poi è su incarico, ragazzi. Quindi vi basterà, come dicevo prima, finire una mettiti in marcia, che è semplicissimo. E sì, per il momento possiamo dire che ancora non è ben chiaro lo scopo di quest'eroe, però sicuramente col tempo riusciremo a capire bene le sue dinamiche e magari, chissà, a trovare anche un'utilità maggiore. Fatto questo discorso sull'eroe utilizzato nelle varie build, quindi non utilizzato come primario, parliamo adesso un attimo di Jess utilizzato come eroe primario. Sebbene sia comunque uno straniero, non abbia abilità incentrate sui danni e tutte queste cose che comunque possiamo tenere in considerazione, possiamo notare come fare gli accampamenti con questo straniero risulta abbastanza semplice, ed è, possiamo dire, una dinamica da straniero semi nuova, perché sì, diciamo, con l'impatto sismico esistono eroi molto più forti, con l'elettrotorre pure, con la traslazione fasica ci sono eroi che la possono spammare maggiormente, passare in mezzo ai nemici e stordirli, come dicevo prima. Però, diciamo, mescolando tutte queste
queste tre cose insieme e il 21% di vita, diciamo, attivato ad ogni abilità, beh ragazzi, tutti questi fattori rendono questo straniero, diciamo, un buon eroe. Sicuramente non ottimo, non un eroe che andrò, diciamo, a personalizzare nelle mie build, semplicemente perché non lo preferisco alle mie build che uso di solito, no? Diciamoci la verità. Però tutto sommato la vedo come una semi meccanica nuova un po' sugli stranieri, no? Uno straniero leggermente combattente. Certo, abbiamo visto l'archeologo combattente, però in quel caso ci affidiamo al vantaggio squadra del tesoro di Barba Blake. Qui invece ci stiamo affidando al ritorno di fiamma e soprattutto un eroe non per farmare, ma diciamo per combattere in generale, o meglio per sopravvivere. E niente ragazzi, spero che comunque il video sia stato abbastanza chiaro, spero che abbiate notato quanto mi curino le abilità, se per voi ne vale la pena sostituirlo al survivalista oppure no. Secondo me sinceramente no, ma nemmeno a darli in Izza. Però chissà, magari in futuro il gioco ci sorprenderà come ha sempre fatto finora. Io ragazzi vi ringrazio di essere arrivati fino a qui a guardare il video, ci tengo comunque molto a sapere anche la vostra opinione qua sotto nei commenti. Personalmente l'ho provato con un po' di build differenti, non tutte mi sono piaciute finora, ecco perché comunque ho cercato di mostrarvi il eroe nella sua integrità. E niente ragazzi, noi ci vediamo comunque con il prossimo episodio oppure live. Bella bella!